Salve a tutti, ormai è quasi una settimana che mi sono fatto incatenare ad una pietra di 17 kg, più la catena arrivo quasi a 20 kg, questo come gesto di protesta civile contro la superbia umana. Vediamo la parola superbia, essa rappresenta il peccato dell'umanità, un'umanità che ha con la sua arroganza distrutto il pianeta, distrutto le relazioni sociali, ha preteso di riscrivere il codice genetico, i rapporti fra uomo e donna, insomma ha devastato quello che da sempre è stato considerato autentico e naturale. Un gesto pacifico, civile, che vuole solo invitare alla riflessione. E nonostante questo, mi sono arrivate delle minacce di morte, degli auguri di buttarmi da un ponte, addirittura l'invito a impiccarmi, cose raccapriccianti, perché insomma, oggi assistiamo a fenomeni di violenza, anche online, del tutto gratuiti, inviti diseducativi. Il mio messaggio, tra l'altro, è pacifico, invita a superare le catene del pregiudizio attraverso il perdono e la comprensione reciproca. Quindi è incredibile come si possa scatenare una tal violenza nei miei riguardi. È successo ben di più delle semplici minacce. Ieri pomeriggio due individui hanno superato il recinto della mia proprietà privata. Uno, armato di un bastone, ha iniziato a colpire la finestra di casa mia urlandomi. Ho avuto paura, è inconcepibile che un gesto di protesta civile debba suscitare un odio del genere, ma non posso naturalmente retrocedere dal messaggio che mi sono proposto di dare. La superbia umana ha raggiunto livelli improponibili, pensiamo oggi all'iperdigitalizzazione, al transumanesimo, che stanno spogliando l'uomo della sua naturalezza e dell'essenzialità dei rapporti umani. Pensiamo soltanto che la superbia ha portato alla guerra. In Italia abbiamo 7 milioni di poveri e cosa fa la nostra società? Continua a produrre armi. E questa è la superbia. Io continuo a mandare un messaggio pacifico da filosofo, da scrittore, ma semplicemente da persona che pensa e vuole mandare un messaggio di perdono e pace reciproca.